I segreti nascosti dell'ex presidente degli Stati Uniti. Una lettera inaspettata. Benvenuti su Gossip e Notizie, il canale che vi dà le notizie aggiornate ogni giorno. Iscrivetevi e attivate la campanella. Un piccolo gesto che non costa nulla. Grazie mille! Nel 1982, il giovane Barack Obama, all'epoca poco più che ventenne e lontano dal palcoscenico della politica, svelava in una lettera indirizzata alla sua ex fidanzata, Alex McNear, una serie di pensieri oscuri e fantasie segrete. Un vortice di parole intime e sotterranee che sono venute alla luce solo di recente, quando il New York Post ha deciso di rendere pubblica quella missiva dal contenuto esplosivo. La lettera di Obama era già stata resa nota in passato, ma con parti ritenute sensibili, opportunamente censurate. Oggi il documento è custodito presso l'Emory University, inaccessibile all'obiettivo di una fotocamera e inamovibile dalla sua collocazione. In quelle pagine intrise di segreti, l'ex presidente, all'epoca un giovane ancora alla ricerca di se stesso, condivideva le sue fantasie erotiche. «Facevo l'amore con gli uomini, ogni giorno, ma solo nella mia mente», si può leggere. E poi, ulteriori confessioni. «Accetto che sono stato plasmato come uomo, fisicamente, in questa vita, e accetto questa realtà». L'omosessualità, come affrontata nella lettera, emerge come un tentativo di sfuggire al presente, una fuga, forse, per evitare di perpetuare il ciclico teatro della vita terrena. Nel finale di questa epistola carica di introspezione, l'ex presidente americano getta l'ancora sulla sua androginità interiore. «La mia mente è una fusione di elementi maschili e femminili, e spero che questa fusione possa crescere ulteriormente, in modo da poter pensare in termini di umanità, non separando donne da uomini». Da questi frammenti emergono tracce di un giovane Obama, appena ventenne, che già dimostrava una notevole empatia e una visione oltre le tradizionali distinzioni di genere. Cosa pensate di questa rivelazione? L'omosessualità è giusta per voi? Scrivete tutto quello che pensate. Arrivederci!